tutti, non so se avete visto dalle immagini, non si riesce a riprendere bene, c'è neve. Stamattina sta nevicando, fortunatamente la neve non sta attaccando sulla strada, non si deposita sulla strada proprio perché aveva piovuto precedentemente e per fortuna. Il tempo è scurissimo, non so perché, ma nella videocamera vedete tutto molto molto più chiaro, ma è proprio tutto quanto buio, molto molto più buio di quello che vedete. Non so come farvi capire il tipo di colore scuro che si forma in questa casa, però oggi è davvero molto 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 più scuro. Ovviamente c'è un po' di disordine dappertutto, stavo finendo delle cose al computer ieri sera, ho lasciato il computer così com'è. Avete visto un mobile lì, questo qui? In realtà un mobile besta IKEA, quello profondo 20 centimetri con la finitura lucida, a lanta lucida. L'ho incartato così perché in realtà questo l'ho preso dai miei amici, quelli che sto aiutando per il trasloco. In realtà si dovevano levare alcuni mobili perché loro vanno all'estero, quindi si dovevano levare alcuni mobili e alcune cose le hanno vendute, altre le hanno vendute a noi amici. In realtà alcuni pezzi volevano regalarceli giusto per non farli andare in tutti questi negozi dell'usato, anche perché sono mobili tenuti bene, eccetera. Ad ogni modo, visto che hanno anche tenuti bene, ho voluto comunque pagarglieli come se li avessi presi da IKEA, anche perché loro stanno affrontando questa spesa non indifferente per questo trasloco e quindi ho deciso di aiutarli anche in questo modo. Ma loro assolutamente volevano regalarci questi mobili a me e ad altri amici, perché ovviamente loro se ne devono disfare e anche in velocità. Resta il fatto che io già avrei dovuto prendere due mobili del genere, forse non l'avrei voluti prendere con la finitura lucida, perché questi hanno lanta lucida che si accorda al mio salotto, ma io in realtà non voglio metterli a vista. Praticamente, se andiamo qua dietro, ce n'è un altro che ho depositato lì, dove c'è il robot. La mia idea è levare questo. Adesso vedete tutte le cose così perché stavo andando a mettere le Yankee Candle, perché queste due ceste sono piene di Yankee Candle, profumatori e insomma tutto ciò che mi necessita per andare a profumare casa, soprattutto candele e tarte. Quindi questo mobile così lo voglio levare da qui, mettere sia questo che l'altro affiancato, visto che sono bassi, li voglio mettere uno e due qui, anche perché all'interno io andrò a mettere, vi ripeto, candele e quant'altro, e quindi non vado a prenderli sempre in questa parte bassa. Però in questo modo i mobili sono più nascosti dalla spalliera del divano e mi può essere sempre utile questo piano d'appoggio anche per andare a mettere le mie candele, quelle grandi soprattutto. Invece questo qui, che è un Kallax a due scomparti, a due cubotti, lo voglio andare a girare così in verticale e metterlo all'interno della cabina armadio. All'interno della mia cabina armadio, questa zona, io qui ci avevo messo praticamente l'asse da stiro, l'ho voluto levare perché questa mi funge anche da porta stendini, eccetera, eccetera. Queste scatole devono essere spostate, ovviamente. E qui volevo andare a mettere quel Kallax e vedere, ovviamente, se non mi dà fastidio troppo la profondità, anche per andare a prendere tutte le mie camicie. Anche perché io ne ho un altro qui. In questo momento l'ho messo qui. Questo l'asse da stiro, e qui ho messo il mio punchball perché ogni volta vado a levarlo da qua dentro e vado poi a dare a pugni. Quindi il mio intento di oggi è questo: andare a spostare un po' questi mobili da lì a là. Poi vi volevo far vedere, visto che forse voi non l'avete visto, anzi no, vi volevo dire anche che tra i vari mobili ho preso anche un altro di IKEA, quelli che ho nel corridoio. Sono sempre della serie Besta, sempre profondi 20 centimetri, però questi hanno altezza 64 centimetri e sotto ci sono dei piedini. Io ne ho aggiunto un altro perché loro se ne levavano anche un altro. E quindi, se vi ricordate, qui ce n'erano 3, 1, 2 e 3. Io ne ho aggiunto un altro qui. Sto spostando tutta la composizione un po' più verso la sinistra, anche perché chiude bene la porta e quindi non ho nessun tipo di problema. Però ho voluto aggiungerlo anche perché loro se lo levavano, se ne levavano due di questi, di cui uno è nello studio, e io ho pensato bene di andarlo ad aggiungere qui, perché mi piace sempre avere uno spazio contenitivo in più in questi spazi, in questi mobili. Io vado a mettergli soprattutto tazze, bicchieri. Sentite la lavatrice, ma ormai siete abituati a questo sottofondo musicale. Io devo andare a fare un attimino il letto perché devo, io ho fatto prendere aria, visto che mi stava nevicando ormai all'interno della camera da letto. Noi ci vediamo dopo.
diciamo che qui per adesso può andare, anche se c'è un po' di scomodità nel prendere queste camicie qui, però poco male. Mi servirà per sfruttare bene questo spazio vicino alla finestra, perché qui c'è una finestra. Ovviamente io ho fatto questa specie di cabina armadio, in realtà ho messo semplicemente del cartongesso, ovvero tutto questo qui, per andare a chiudere e a fare una cabina armadio nella zona più alta della stanza. E in realtà, quando ho pensato di fare questo cartongesso per fare la cabina armadio in quel punto dove c'era questa finestra piccolina, anche per andare a mantenere sempre areggiato tutta la zona a panni. Adesso devo svuotare un po' quelli lì, li vado a pulire, a svuotare e a mettere all'interno tutte le Yankee Candle. Allora, in realtà verrà così e mi piace molto perché crea meno ingombro e perché mi piace questo punto d'appoggio. Allora, mi sono accorto che all'interno mancano delle mensole, quindi tutto questo macello e anche questo qui andrà fatto in secondo momento. Però mi piace come soluzione là dietro, anche perché da qui non si vede nulla. E posso allungare la mano quando sono seduto lì e mettere anche cose, tipo, che ne so, le candele e quant'altro. Più tardi, con calma, vado a svuotare questo, vado a mettere in varie scatole, scatoline che possono però entrare in questo mobile da 20 centimetri. E quindi dovrò per forza andare all'IKEA per prendere alcune scatole che posso inserire in quei mobili, perché hanno uno spessore da 20 centimetri. Scatole tipo questa qui, della linea Tena di IKEA, perché avendo una mensola posso in qualche modo anche andare a suddividere lo spazio e quindi andare a mettere più cose all'interno. Quindi, anche se non volevo andare, dovrò per forza passare da IKEA. Non ho acquistato più nulla da IKEA. Avete visto, non ho fatto più video haul proprio perché ho tutto quello che mi necessita. Ma ad ogni modo dovrò passare per forza da IKEA a prendere queste due mensole. Quindi per adesso lascio in stand by questa situazione qui, candele e quant'altro, e vado in cucina. Così mi comincio ad avviare un po' il pranzo e oggi utilizzo la pentola a vapore. Non so se ci avete fatto caso nei miei video, a fianco all'istampotto ho un'altra pentola che ho preso da un bel po', credo che ce l'ho da più di un paio di mesi, credo, che sto utilizzando spesso. È una pentola a due piani, totalmente in acciaio, per la cottura a vapore. Ho scelto questa in particolare proprio perché non ha nessuna componente in plastica. Di solito, se vedete in tutte le grandi catene di elettrodomestici oppure anche su Amazon, tutte le pentole a vapore hanno i vari piani in plastica. Questa che ho trovato su Amazon è totalmente in acciaio, quindi sono molto più sicuro che con il calore non si vadano a sprigionare eventuali sostanze tossiche. Io utilizzo già la funzione a vapore con il cestello per cucinare all'interno dell'Instant Pot, ma questa, avendo più piani, avendo due piani e avendo anche la larghezza molto più ampia di quella dell'Instant Pot, mi permette di mettere una quantità maggiore di cibo. E anche come forma, ad esempio, posso andare a inserire un'orata intera in orizzontale, anche due, e quindi mi è molto più comodo. Io adesso comunque comincio a farmi alcune verdure a vapore e anche del pesce surgelato. Quello superiore ho messo tutte le verdure, queste le vado semplicemente a cuocere leggermente a vapore, le farò un po' più tenaci e poi le andrò a condire così all'insalata con olio, aglio, salsine varie, eccetera. E qui invece ci sto andando a mettere, sto andando a sciacquare i pezzi di pesce che andrò a mettere nel primo piano, quello inferiore. Qui sotto la pentola è fatta così, viene messa l'acqua qui sotto, poi si appoggia questo sopra.
In questo piano di solito vado a mettere sempre il secondo, tipo pesce o carne, anche perché se lo mettessi al piano di sopra, tutti i succhi del pesce o dell'eventuale carne scenderebbero al piano di sotto sulla verdura. Per evitare questo, metto il pesce nel piano inferiore e la verdura invece nel piano superiore. All'interno di questa pentola potete cuocere anche a vapore delle uova in un tegamino piccolino, sempre in acciaio. Insomma, è una pentola che mi sta dando tante soddisfazioni. Le due parti, una, due e tre, possono essere messe in lavastoviglie comodamente. L'unica parte scocciante da pulire è questa qui, perché la parte elettrica, questa va svuotata dell'acqua perché si sporcherà in quanto tutti i succhi cadranno nel fondo, però non si può andare a mettere ovviamente in lavastoviglie e bisogna fare un po' più di attenzione nel lavaggio, perché ovviamente ci sono tutte le parti elettriche. Io adesso finisco di lavare questo merluzzo e questo salmone che ho deciso di fare a pranzo e a cena, mi porto avanti anche con la preparazione della cena e poi avvio direttamente la pentola a vapore. Allora, io ho messo circa un bicchiere e mezzo di acqua e adesso vado a mettere a 100 gradi. Potete mettere anche 80 se c'è da cuocere solo del pesce, ma io ho bisogno di 100 gradi anche perché il vapore da qui, dove c'è il pesce, deve salire fino a qui dove ci sono le verdure. Ovviamente le verdure non andrebbero messe in questo modo come ho fatto io in maniera molto grossolana, ma io l'ho fatto di proposito perché andrò a tagliarle dopo. Se invece volete fare una cottura più veloce, potete già tagliarle in pezzi. Io ho messo sotto le carote perché saranno quelle che necessiteranno di un vapore più forte e sopra le zucchine. Metto circa una ventina di minuti, ma forse anche in 15 si riesce a fare il tutto. La comodità di questa pentola è che potete andare ad aprire ovviamente qui gli scomparti e andare a controllare se le vostre verdure sono cotte e sono di vostro gradimento per quanto riguarda morbidezza o durezza. Per la cucina sana, questa ve la straconsiglio, anche perché qui dentro potete mettere veramente, che ne so, io a volte ho messo delle seppie, dei calamari, del pesce tipo spigole, orate, ce ne vanno due. Anche tre, dipende dalle dimensioni. Se volete cuocere, che ne so, tutto il pesce a vapore, quindi la potete utilizzare pure solo per il pesce, quindi fare due spigole sopra, due spigole sotto. Insomma, potete veramente cuocere grandi quantità di cose, di alimenti in una volta sola. E vi fa anche risparmiare sulla corrente, una cosa del genere, perché io ho messo 20 minuti, ma in realtà potete mettere anche meno minuti. Questo anche per gli stampot vale è lo stesso principio. Potete mettere anche meno minuti e quando si va a chiudere lasciarla lì a raffreddarsi, il vapore si genererà ancora per un po' di minuti fino a quando ovviamente la pentola non si raffredda e vi va a cuocere ulteriormente il vostro cibo. Ad esempio, dovete fare delle carote, una cottura a vapore di 10 minuti. Se dovete mangiarle subito, ovviamente fate trascorrere i 10 minuti, altrimenti ne fate trascorrere per esempio 7, poi chiudete la macchina e gli altri 3-4 minuti il vapore che si va via via a raffreddare andrà a cuocere ancora di più le vostre carote. Io con gli stampot e con questa mi trovo benissimo, sia perché mi obbligano tra virgolette a fare una cucina sicuramente più salutare. Come avete capito dai miei video, ovviamente io sono una persona estremamente, quando dico estremamente golosa, dico estremamente golosa e non moderata. Queste pentole mi aiutano ovviamente a bilanciare questo mio grande difetto, anche perché la cottura del pesce a vapore è la migliore cottura possibile, anche perché vi preserva tutte le proteine, le vitamine, eccetera, eccetera. Ed è una cottura che non va a creare sostanze nocive, perché ovviamente se mettete del pesce e lo andate ad arrostire, quel bruciato che si forma può essere tossico e dannoso. La stessa cosa per la carne, la stessa cosa per la frittura. Insomma, la cucina a vapore è quella più consigliata proprio perché preserva le caratteristiche dei cibi e nello stesso tempo non va a produrre sostanze particolarmente dannose. Di sicuro le cose fritte saranno più buone, sì, ma queste cose le andate poi a condire come volete con dell'olio a crudo, una salsina, della maionese, quello che volete. Ma almeno avete cotto il vostro cibo in modo più sano. Se trovo il link su Amazon perché questa
pentola purtroppo l'ho presa tanto tempo fa, non so se la troverete ancora su Amazon, magari io darò uno sguardo e ve lo scriverò qui se ho trovato il link in fase di montaggio di questo video, così magari potete dare uno sguardo a questa come a qualsiasi altra pentola a vapore. Fateci un pensierino e se l'accoppiate con gli Stampot di sicuro mangerete sempre più sano. Io personalmente non prendo in considerazione quelle in plastica, però se è una plastica buona eccetera eccetera, voi potete ovviamente comprare quella che volete. Allora, stavo andando a lavare tutta quanta la pentola, alcuni pezzi già sono in lavastoviglie, se volete potete utilizzare anche solo il primo pezzo e quindi mettere il coperchio solo al primo piano e non aggiungere il secondo piano, questa è anche un'altra cosa molto comoda di questa pentola. Io sono andato a mettergli un po' di aceto perché sul fondo va sempre a depositarsi un po' di calcare, se vedete anche qui, poi gli passerò una spugnetta con giusto un goccino piccolo 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 di detersivo per i piatti e andrò a risciacquare bene passandoci la spugna e mettendogli dei bicchieri d'acqua, perché ovviamente questa tutta quanta sotto l'acqua corrente non potete metterla. Io intanto mi sono fatto i capelli, mi sono rasato i capelli, mi sono fatto una bella doccia e sono andato anche a mettere a posto un po' quei mobili. Praticamente io ho levato l'involucro esterno, li ho puliti per bene all'interno e l'esterno e ci sono andato a appoggiare sopra tutte le candele, ovvero per adesso ho appoggiato a vari accessori per candele e quant'altro e le varie candele tutte qui sopra. All'interno qui in questo mobile dove manca la mensola sono andato a mettere le scatole in cui ho tutte le mie tarte, però devo andare a riordinare tutto per bene. Credo di lasciare qui sopra tutte quante le tarte e forse un'altra scatola, ovviamente non questa qui nera, dove all'interno vado a mettere tutto ciò che mi necessita per la manutenzione delle mie Yankee Candle, delle jar grandi. Infatti in questa scatola qui vi faccio vedere quello che ho e che mi serve per andare a fare le opere di tra virgolette manutenzione delle mie jar grandi. Allora, qui dentro adesso l'ho messo tutto in modo scomposto, ho questi due profumatori, in realtà sono dei profumi per il corpo di Giardino dei Sensi, io con queste ci vado a profumare l'albero oppure li vado a spruzzare sui fiori secchi. Questi due in particolare di marca Giardino dei Sensi li trovo ottimi per profumare casa, li potete spruzzare anche sui cuscini, insomma mi piacciono tantissimo, soprattutto questo esotico al tiare, perché il tiare è una delle mie fragranze preferite. Ho anche questo Mirra di Tesori d'Oriente che mi piace tantissimo. Come ben sapete io utilizzo anche alcuni tipi di profumi per il corpo a poco prezzo per profumare casa e questi di Tesori d'Oriente e di Giardino dei Sensi sono ottimi, davvero ottimi, persistenti al punto giusto, sono davvero un'alternativa valida per profumare casa o tessuti, divani e quant'altro, ovviamente spruzzatelo sempre in lontananza onde evitare macchie sui tessuti, sono sempre un'alternativa valida, dicevo, per andare a profumare casa e tutti gli ambienti. Poi ho anche in questa scatola ho anche la ricarica alla vaniglia Lamberger e poi ovviamente, come vi dicevo prima, ho il mio tagliastoppino della Yankee Candle e anche il mio spegnifiamma proprio di Yankee Candle. Questa scatola per me è praticissima perché in questa scatola vado a mettere adesso solo le cose per la Yankee Candle oppure dei profumatori tipo questi qua da corpo che io però utilizzo anche per casa. Quindi adesso non mi rimane che andare da Ikea in questi giorni, credo a quando avrò tempo, per andare a prendere un'altra mensola per l'altro mobile a fianco. Di sicuro dispongo tutte le mie jar grandi perché tante ne ho finite, non ne sto più comprando altre proprio perché vado a smaltire adesso tutte quelle che ho e soprattutto tutte le innumerevoli tarte che ho anche di anni passati. Voglio andare a smaltire un po' così faccio un nuovo rifornimento di tarte oppure di altri profumatori naturali nel periodo primaverile. Ad ogni modo, per quanto riguarda questa pentola della Magimix, questa qui a vapore, ci sono ovviamente versioni che costano anche di meno, non di marca Magimix. Mi sembra che la Tefal faccia delle pentole a vapore sempre in acciaio, con la scocca in acciaio, con i piani in acciaio, forse un po' più piccole di queste, con un prezzo decisamente inferiore. Io vi consiglio comunque di andare a dargli un'occhiata, soprattutto a queste con i piani in acciaio. Questa in particolare costa sui 200 e qualcosa, insomma non mi ricordo, perché ci sono vari rivenditori su Amazon, mi sembra io l'ho pagato intorno ai 210, forse con un'offerta un po' di meno, però l'ho preferita
visita perché era molto molto più grande delle altre e potete veramente farci un pranzo intero tutto esclusivamente a vapore, perché c'è la possibilità di cuocere a vapore anche altri tipi di pietanze, tipo che ne so, piccoli panini, eccetera eccetera, anche delle piccole tortine, e con una pentola più grande di questo genere andate a assolvere bene anche questo compito. Ad ogni modo, fategli un pensierino, sia che siano di altre marche che vendono le pentole anche a meno prezzo, dategli comunque un'occhiata. Io vi lascio comunque il link di questa su Amazon, lo lascio giù nelle info. Poi voi da lì partite, vedete un po' le caratteristiche. Io vi consiglio, vi ripeto, anche quella più economica della Tefal, però più piccola. Ad ogni modo, noi ci vediamo al prossimo video. Spero di esservi stato di compagnia anche oggi, e se vi va, fate crescere il mio canale condividendo i miei video. Noi ci vediamo sempre alla prossima.